Parchi urbani, spazi aperti e luoghi di incontro. Sono queste le ricette proposte da studenti e professori del Politecnico di Milano per la riqualificazione degli scali ferroviari milanesi. Il senso di questa giornata è quello di dare, come dire, il massimo risalto a quella che è l'attività di ricerca e di progetto della nostra scuola, intesa come scuola che è fatta di professori, di ricercatori, di studenti. 16 progetti futuristici per recuperare un'area di 1.300.000 metri quadri diffusa su tutto il territorio cittadino e che promette di essere una delle opere più imponenti per la città di Milano. Beh, gli scali sono tutti gli scali in via di dismissione del comune di Milano e quindi lo scalo Farini che è quello più grande, ma poi anche lo scalo di Porta Genova, lo scalo di Porta Romana, lo scalo di San Cristoforo, insomma tutti gli scali che attualmente sono in via di dismissione nel sistema ferroviario milanese. Fra le proposte del Politecnico ci sono idee per l'Expo, c'è il disegno di una nuova darsena e c'è il coinvolgimento del Parco Sud. Ma questi progetti vedranno mai la luce? Beh, che si possa vedere attuazione, vera e propria attuazione, questo è una questione un po', come dire, difficile. Questo è anche ciò che speriamo tutti, è che questo lavoro abbia, come dire, un valore di proposta e nel dibattito che vedrà, come dire, coinvolta la stessa amministrazione, l'assessorato all'urbanistica e sviluppo del territorio di Milano in questa fase che è la fase di gestazione, di approvazione del nuovo piano di governo del territorio.